Homsa. Aiuto, aiuto. Help us. Io sono Alberto Grilli e sono il regista del Teatro Due Mondi di Faenza. Beh, l'idea è nata dal fatto che circa 2 anni fa abbiamo deciso come Teatro Due Mondi di fare qualcosa per questo gruppo di operai che sapevamo in lotta, per cui abbiamo deciso di invitare un gruppo francese che si chiama Teatro dell'Unité e di invitarli perché sapevamo che avevano nel loro lavoro artistico la possibilità di portarci qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo è questa idea delle brigate che noi abbiamo abbracciato e che abbiamo cominciato a praticare assieme agli operai. Dopo quella prima settimana di lavoro il gruppo era talmente motivato, un gruppo composto da attori del mio gruppo, da volontari e da operai dell'OMSA. Questo gruppo era così motivato che abbiamo deciso di comprarci le divise rosse e di continuare il lavoro, per cui ormai da 2 anni dove ci chiamano cerchiamo di andare, abbiamo prodotto anche un DVD che si chiama Licenziata. Avrebbe fatto la stessa cosa, no?
diritti qua, i nostri diritti là, e adesso sta buona, ascoltami, e adesso ti lamentate, ancora. Adesso è un licenziamento, è un insulto alla dignità umana. Ma quale dignità umana? La dignità l'avete persa da un pezzo, cara la mia Eleonora. Sai cosa ti dico, Eleonora? Adesso che il lavoro non ce l'avete più, vi lamentate ancora, eh? Come? Quel lavoro non era così brutto, eh? Non era così faticoso? Sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Che questo licenziamento ve lo siete meritate! Allora, io sono ancora dipendente OMS e anche le ragazze sono ancora dipendenti OMS perché non sono state ancora licenziate, quindi questo lo voglio specificare, quindi l'azienda è ancora legata a noi. Un piccolo spiraglio perché appunto sembra che c'è un'azienda che ci presenteranno lunedì a Bologna interessata a rilevare il sito OMS, un'azienda di Forlì che si dovrebbe trasferire e assumere 120 persone. E lì il problema è capire intanto il piano industriale nel tempo che garanzie possa dare, quindi un piano concreto veramente che dia risposte concrete sul piano del lavoro e il fatto di capire appunto se assume soltanto 120 persone oppure c'è la possibilità di assumerne di più, anche perché se fosse così, quindi anche nella migliore delle ipotesi, vengono assunte la metà, attualmente sono 239 dipendenti, quindi vorrebbe dire assumerne 120, metà dentro, metà fuori, quindi io penso che bisogna fare uno sforzo anche per trovare ricollocazione per le altre 120. Te, se vai in giro, non è che puoi calpestare le aiuole. Te le aiuole non ci vai sopra, no. Perché ti fa la multa. Che una ha messo la aiuola, tu la calpesti. Ma sei scemo, è per legge. Ma lo sai che per legge, se hai un cane, gli devi mettere un microchip. Vabbè, per legge. Ma se perdi il cane, lo dovrai pure ritrovare. Ma certo, è la legge, se no ti fanno la multa se il cane non ha il microchip. E se fa la cacca? Se fa la cacca per strada. La devi raccogliere. Ma per legge. Ti metto dentro, se no, Mica devo costare la cacca del cane. Oh. Ma il cane erai? L'hai pagato il cane erai? L'hai pagato? È scaduto. Entro la fine di febbraio. È scaduto, l'hai pagato. Io lo pago. Legge, ti fa la multa. Se non paga il cane erai, ti fa la multa. Ma è la legge, oh. Ma? Non c'è una legge, non c'è una legge che tutela 10, 100, 1000 donne, persone che vengono licenziate, lasciate senza un lavoro. E perché? Perché non gliene frega niente a nessuno. Non c'è una legge, voi schiacciate come dei biscotti, questo eroe, perché non c'è una legge e chi se ne frega? Li puoi schiacciare. Comunque non è facile rimanere sempre sulla lotta per 2 anni, non abbassare mai la guardia, non cercare mai di farti, non dico prendere lo sconforto, ma neanche farti abbindolare, se mai con delle facili soluzioni, nel senso che non è stato niente facile, penso che il periodo che dovremo passare adesso sarà quello più difficile, perché vorrà dire effettivamente guardare qual è la prospettiva di queste lavoratrici. Fino adesso una prospettiva non si vedeva, io sono sempre molto cauta nei miei giudizi, darò un giudizio quando vedrò veramente qualcosa di scritto nero su bianco, quindi questi impegni tanto decantati messi per iscritto che si concretizzeranno quando le persone rientreranno in quel cancello e subito dopo per trovare con ricollocazione alle altre che invece per adesso non avrebbero delle risposte sul fronte del lavoro. Thank you.
donne che le aspirava. Prendevo la mutanda, l'infilavo in delle forme trasparenti e la calza veniva giù da sola. Se c'era un difetto, prendevo la calza e la toglievo. Lavoravo tutto il giorno con le calze sulla spalla, umide, quasi bagnate. Le prendevo per la mutanda, le infilavo nella forma, sistemavo le punte, l'elastico, quando uscivano una pinza li sfilava, li appoggiava su un nastro, scendevano lungo la macchina e si appoggiavano su un pezzo di carta che chiamavamo cavallotto. Si chiudeva, si attaccava il bollino e lo infilava nelle manine della macchina, lo aggiustava. Anche il mio lavoro è finito. Il nostro lavoro è finito.